Salve a tutti affezionati al canale Earthlive 2.0. Sono arrivati, erano ovunque, ma poi se ne sono andati. I monoliti in metallo erano la tendenza di Internet fino a poche settimane fa. Tutto è iniziato quando gli agenti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza dell'UTA e della Divisione delle Risorse per la Fauna Selvatica, mentre conducevano uno studio sulle pecore selvatiche lo scorso novembre, hanno visto una misteriosa torre incandescente che sporgeva dal pavimento roccioso di un canyon. Ma sembra adesso che la follia monolitica che ha attanagliato il mondo alla fine dell'anno scorso non è ancora finita. Infatti, un monolite è apparso in un sito del patrimonio mondiale dell'UNESCO, chiamato Göbekli Tepe, nella provincia di Sanliurfa, in Turchia. Oggi analizzeremo una notizia attuale che è diventata nel mondo un vero e proprio mistero e che ha catturato l'attenzione di tutti e che ne abbiamo già parlato in un video precedente. Se ricordiamo bene, l'anno scorso sono apparsi vari monoliti in varie parti del mondo, diventando la notizia e immagini virali. Il primo che ha creato scalpore è stato quello che è apparso appunto nell'UTA e che subito si è pensato che non era un monolite extraterrestre, ma che forse, dietro a tutto questo, c'era una campagna di marketing. Ma adesso sembra che ce ne sia un altro. Questo è apparso vicino a Göbekli Tepe in Turchia, dove la reazione del governo è stata sorprendente, perché ha schierato i militari a custodire questo strano manufatto. La domanda sorge spontanea: che senso ha schierare un gruppo di soldati a guardia di questo oggetto? Forse c'è qualcosa al di là di quella campagna di marketing in cui tutti pensano potesse essere. Analizzeremo questa storia perché ci sono cose che non quadrano. Prima di iniziare dobbiamo prendere qualche riferimento sul primo dei monoliti, quello dell'UTA. Questo, come detto in precedenza, è stato scoperto nel deserto da un gruppo di persone che lo hanno visto in elicottero dall'alto e si è scoperto che il monolite è stato abbandonato da diversi anni perché il satellite Google Earth lo aveva rivelato già nel 2016. Quale artista abbandona il suo progetto in modo che in un futuro sia scoperto? Un progetto a lungo termine? Ovviamente potrebbe essere la manovra di un artista che vuole diventare famoso. Ma questo è più difficile da spiegare, essendo scoperto dopo almeno 4 anni, tenendo come riferimento Google Earth. Dopo questa ne sono apparse altre, in Romania, in California, in molti altri posti. Molti di questi hanno avuto conferme che erano davvero una manovra di artisti per fare fama e diventare famosi con il loro lavoro. Si può comunque arrivare alla conclusione che non possiamo essere estremi in questa materia. Non tutte sono frodi e ce ne sono alcune che presentano anomalie. Questo è infatti il caso dell'ultimo monolite, quello appunto di Göbekli Tepe. Anche se bisogna dire che il monolite non si trova esattamente lì, ma in un campo vicino di ulivi di proprietà privata, dove è stato denunciato dal proprietario alle autorità. E che cosa ha fatto il governo? Ha schierato i militari. E questo è molto strano. Il fatto di pensare di aver scomodato i militari per il ritrovamento di un monolite fatto dall'uomo è molto strano. Questa è naturalmente la mia opinione, non si può certo escludere che tutto sia una frode, ma di certo non si possono escludere tutte le possibili teorie. Ma guardiamo cosa ha di diverso questo monolite. Ha un'iscrizione e questa scritta è con un alfabeto antico della Turchia che si chiama Göktürk. La frase dice: guarda il cielo, vedi la luna. Questo è il messaggio scritto su questo monolite che qualcuno ha messo lì, vicino a Göbekli Tepe, un monolite che tra l'altro è stato custodito per 4 giorni e il 5º giorno è sparito. Qualcuno lo ha rimosso. Secondo la stampa locale, non sono stati i militari responsabili della scomparsa del monolite. È come se fosse sparito tutto dal nulla. La polizia militare ha effettuato un'indagine per rivelare chi aveva realizzato questo misterioso monolite e fino ad ora non si sa niente.
ma anche qui vi possono essere degli aggiornamenti che non possono essere presi in considerazione da questo video dalla sua pubblicazione su YouTube. Ma cosa possiamo dire in più di questo monolite? Intanto misura 3 metri, è metallico e ha appunto questa scritta ed è simile a quello degli UTA, anche se qui troviamo questa misteriosa frase. Chi è l'autore che vuole che guardiamo il cielo e vediamo la luna? Ma facciamo una nostra teoria. Se mettiamo il caso esistesse un tipo di organizzazione che ha qualcosa da dire e lo sta facendo attraverso l'uso di questi monoliti, persone che forse sanno qualcosa e che vanno contro il governo, perché il governo potrebbe censurare certe cose e con i monoliti invece possono dare un messaggio. Naturalmente, oltre, vi possono essere anche altre ipotesi, come quella di qualcuno che sta facendo tutto questo per diventare un artista famoso. Oppure esiste, come già detto prima, una persona o un gruppo di persone che sta trasmettendo in segreto messaggi, tenendo conto appunto che i media stanno dando clamore a tutto questo, ma che a loro volta dicono che è tutta una frode. Ma teniamo sempre presente la presenza dei militari che vengono piazzati da qualcuno e non sappiamo il motivo. Vi possono essere altre ipotesi, magari lascio a voi un parere, vi invito a scriverlo nei commenti. Forse c'è l'intenzione di mettere a punto un messaggio, ma non ci sono dubbi che ci sono molti artisti a cui è stato attribuito il lavoro e che in breve quello che volevano erano soltanto soldi e fama, e soprattutto visite nel mondo di internet. Teniamo anche conto che è la prima volta che i militari delimitano un'area vicino a Gobi Tepe in un oliveto privato e lo custodiscono finché poi tutto scompare. E poi teniamo conto anche di Gobi Tepe, che potrebbe essere non un luogo scelto a caso. Gobi Tepe è uno dei tempi più antichi della Terra, un posto dove si è scoperto solo il 5% di quello che è sepolto e dove vi sono pietre molto rare. Viene considerato il primo dei centri astronomici, forse di tutta l'umanità, e più antico di quello sumero. E questa frase, guardare il cielo, vedi la luna, non può che solo farci pensare. Gobi Tepe è un antico santuario che si trova nel punto più alto di una vasta catena montuosa vicino al confine siriano. Ospita strutture megalitiche che risalgono al decimo millennio a.C. Nel 2000 l'archeologo tedesco Klaus Schmidt ha lanciato una teoria rivoluzionaria proponendo che Gobi Tepe fosse il primo tempio della storia umana. Era un luogo per guardare le stelle perché in passato vi era stato un cataclisma e quella cultura che si era stanziata lì in quel luogo voleva prevenire il prossimo cataclisma costruendo la città ad anelli. Ma questa è un'altra storia, è un altro mistero. Possiamo solo dire che non è semplice che qualcuno posizioni un monolite proprio lì. E poi se guardi bene le immagini trovi solo militari, non vi è nessuno in giro. Non vi sono persone curiose del fatto. Quindi si può pensare la possibilità che ci stanno nascondendo qualcosa. Non mi resta che vedere se in futuro vi saranno aggiornamenti o teorie su questo monolite. E diciamo anche che la cosa importante non è tanto il monolite in sé, ma la sua scritta, il suo messaggio. Quindi, se anche voi avete degli aggiornamenti oppure una vostra teoria, non esitate a scriverlo nei commenti. Concludendo, non mi resta che ringraziarvi per l'attenzione, vi invito a iscrivervi al canale e noi ci risentiamo alla prossima. Thank you.